Ragazze, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, eccomi tornata sul canale con un video tag, un video che sto vedendo girare tantissimo su YouTube, che mi piace particolarmente perché veramente mi rappresenta in assoluto. Adesso capirete il perché. E quindi, insomma, un video che è più coccoloso di così e più profumoso di così come video tag, insomma, credo che non si può. Allora, il video tag si intitola, leggo nel mio quadernetto, Coccolove. Quindi avete capito perché mi rappresenta, perché dove c'è cocco, mandorla e vaniglia, come profumi, come bagnoschiuma, qualsiasi cosa, ci sono io presente. Allora, io questo tag l'ho visto sul canale di Marcella, quindi del canale L'Angolo di Marcella, ma il tag è stato ideato da Luel. Troverete in info box i canali sia di Luel che di Marcella, e quindi potete andare a vedere anche i loro video e comunque sia troverete sicuramente altri video Coccolove perché insomma sto vedendo che sta girando davvero tanto. È un video tag dove non ci sono domande, ma vi mostriamo i prodotti insomma che possediamo a base di cocco. Allora, io credetemi ne ho veramente tantissimi perché ripeto è una profumazione, una fragranza che io amo particolarmente. In generale, i profumi dolci, fruttati, vanigliati, li amo particolarmente. Quindi ho preso qualcosina, non ho preso tutto quello che ho al cocco perché altrimenti il video sarebbe lunghissimo, però vi faccio vedere quello che ho e parto subito da una cosa che già vi ho mostrato in tanti video, che quindi non mi dilungo assolutamente, che già conoscete, ed è l'olio al cocco di Body Shop. Questo veramente ne basta pochissimo col pennellino e credetemi, la fragranza del cocco la sentite per tutto il giorno, quindi olio cocco Body Shop. Poi penso che questo, insomma, lo conoscete un po' tutti, della Yves Rocher, è il burro cacao al cocco. Che ve lo dico a fare, c'è la profumazione veramente qualcosa di irresistibile, viene proprio di mangiarlo, di morderlo mentre lo passiamo sulle labbra. Dà una buona idratazione. Devo dire che comunque mantiene le labbra veramente morbide, leggermente lucide e molto molto idratante, quindi burro cacao al cocco. Andiamo avanti con un olio di cocco naturale per corpo e capelli. Allora, spendo due parole in più su questo olio di cocco perché è un olio di un'azienda che io amo particolarmente e che conosco oltretutto svariati prodotti, che è Erboristeria Magentina, un'azienda che fa appunto prodotti di erboristeria, prodotti naturali, non solo appunto riguardanti le erbe pure, quindi le compresse, le tinture madri e tutto ciò che riguarda l'erboristeria, le tisane, ma anche appunto nella preparazione di prodotti per il corpo, per i capelli, profumi, oli da bagno. Tutto ciò insomma che ha a che fare con le erbe e soprattutto con la lavorazione naturale. Questo olio di cocco qui praticamente si presenta in questo modo, è 100 ml ed è un olio che in estate, perché fa caldo, lo vedete liquido, vedete che è liquido, in inverno invece si solidifica, quindi se insomma ad esempio io voglio utilizzarlo in inverno, raramente lo utilizzo in inverno, ma se è capitato di utilizzarlo in inverno lo devo leggermente mettere nel microonde qualche secondo in modo da farlo sciogliere. D'estate basta veramente un pizzico di olio di cocco sulle punte, proprio sui polpastrelli delle mani, e andate a massaggiare le punte dei capelli. Vi raccomando, non avvicinatevi alla cute, soltanto le punte, perché unge veramente tanto, cioè proprio dà quell'effetto untuoso che può non piacere, nonostante abbia appunto una buona funzione ristrutturante e riequilibrante del capello, oltre appunto a idratarlo.
Io lo utilizzo ad esempio a mare sui capelli bagnati proprio nelle punte, oppure dopo che faccio lo shampoo proprio un pizzichino come goccine così per lucidare un po' il capello, ma non esagerate perché una volta mi è toccato fare lo shampoo per 2 volte consecutive perché aveva abbondato con quest'olio e praticamente i capelli risultavano essere bagnati senza possibilità di fare altrimenti, cioè ho dovuto rifare. Lo shampoo è un olio di cocco ricavato dalla polpa essiccata della noce, il frutto della palma da cocco, che prospera sulle coste dei paesi tropicali come le Filippine, la Malesia e lo Sri Lanka. Contiene anche, aspettate, l'olio di cocco viene utilizzato anche come toposole, applicato sul corpo aiuta a prevenire la secchezza mantenendo la pelle morbida. E in condizioni ottimali, ho applicato sui capelli ritarda l'incanutimento, lucida lo stela, aumenta il volume, risalta lo splendore, ha anche la protezione per i raggi UVB, quindi olio di cocco top. Poi ho quest'altro prodottino qui, purtroppo non vedete bene, non mette a fuoco benissimo, comunque è lo scrub alla noce di cocco della Yves Rocher. Questo è quasi finito. D'estate non, generalmente non uso lo scrub, lo utilizzo d'inverno, però come vedete ne ho usato appunto un bel po'. E sapete che gli scrub contiene quei microgranuli, quindi insomma dà quell'effetto esfoliante. La profumazione è veramente eccezionale. Subito dopo aver messo lo scrub metto generalmente una crema idratante che comunque sia sempre della stessa linea, ma che ho terminato e veramente c'è l'effetto e la profumazione veramente garantita. Quindi scrub alla noce di cocco della Yves Rocher. Un altro prodotto di cui voglio parlare, abbastanza commerciale, abbastanza conosciuto, è questo bagnoschiuma felce azzurro, cocco e bambù, essenza di vitalità, bagno doccia, cioè ragazzi non potete capire. Peccato che non si possono sentire gli odori attraverso i video, ma è veramente strepitoso. Addirittura qui c'è anche spiegato una sorta di scaletta di piramide su ciò che contiene, le note di testa, di cuore e di fondo. Ve le leggo visto che ci sono scritte, tanto io non ne capisco nulla. Allora, le note di testa sono il corco e il bergamotto, le note di cuore sono il bambù e il gelsomino, le note di fondo sono il muschio e la fava tonka. 650 ml di prodotto della Paglieri. Io i prodotti felce azzurra li utilizzo, cioè mi piacciono, anche il burro d'alco felce azzurra lo utilizzo tantissimo e questa è veramente una scoperta molto molto interessante. Come lo è altrettanto, preso a un prezzo irrisorio, neanche 1 euro, forse 0,89 centesimi, questo maxi sapone Luxury. Sapone, mano e viso, appunto come vedete al cocco e mandorla, 1 litro, neanche 1 euro, appunto 99 centesimi. E insomma, per lavare le mani, io direi che va più che bene. Oltretutto, è senza parabeni, dermatologicamente testato, formato convenienza, per cui questo assolutamente ottimo. E l'ultimo prodottino, non per importanza assolutamente, perché ripeto, avrei potuto mostrarvi tanto altro, compreso anche l'acqua di cocco che ho terminato e quindi non ve la posso far vedere. Questo prodottino qui di Herbal Essence, che è un balsamo idratante dal potere idratante al profumo di cocco. Avevo sia lo shampoo che abbinato, lo shampoo l'ho terminato, adesso mi è rimasto il balsamo, sta quasi finendo, 200 ml di prodotto. Niente ragazzi, questi sono i prodottini appunto che vi ho mostrato, fatemi sapere se li conoscete, sicuramente qualcuno sì, se li avete provati. Sono contenta che in tanti stiamo girando questo video perché così, ad esempio, io, altre ragazze, ho scoperto altri prodotti al cocco che non conoscevo. C'è addirittura anche un deodorante nuovo della Dove al profumo di cocco che assolutamente devo andare a cercare perché non ho ancora trovato, non ho visto da nessuna parte. Per cui sono utili anche. Al di là delle domande, perché generalmente il video tag è composto da domande, sono utili quando mostriamo dei prodotti appunto per confrontarci e far conoscere più cose. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video.